a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Formula 1 2016 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, terza tappa del mondiale di Formula 1, questa volta siamo in Cina sul circuito internazionale di Shanghai. Personalmente non è un tracciato che mi piace granché. Come sempre andrò a fare le prove libere a telecamere spente, probabilmente vi mostrerò la qualifica nel video perché tanto la qualifica è un giro secco, come va, e naturalmente vi mostrerò gli highlights della gara, ovvero i momenti salienti della gara. Prima di iniziare però volevo mostrarvi una piccola cosa, perché da oggi ho deciso di aumentare già la difficoltà. Come vi avevo annunciato nel primo episodio di questa serie, pian pianino, quindi in ogni episodio, man mano che andavamo avanti, avrei aumentato la difficoltà del gioco. Per il momento la difficoltà dell'IA è difficile. Vi volevo mostrare gli aiuti che sto utilizzando in questo momento, perché oggi volevo togliere la traiettoria dinamica, quindi dovremo imparare il circuito praticamente a memoria. Per il momento utilizzo ancora il cambio automatico, ve lo mostro, non mi vergogno a dire che utilizzo l'automatico. Dal prossimo episodio metterò cambio consigliato e manuale, perché è la prima volta che mi approccio seriamente a un gioco di guida e lo gioco utilizzando un volante, quindi devo un attimo abituarmi alla cosa. Come volante ragazzi sto utilizzando un Thrustmaster T500 RS con pedaliere in metallo che possiede acceleratore, freno e frizione. Va bene, adesso direi, dopo questa breve intro, di iniziare subito, quindi ragazzi vado a fare le prove libere e ci vediamo probabilmente alla qualifica, se no direttamente sulla griglia di partenza della gara. Perfetto ragazzi, eccoci qua, strategia di gara. Ah, però attenzione. Ah, potrebbe iniziare a piovere verso la fine, non so se fare, perché con le super morbide no, non ce la faccio, le consumo troppo. Direi che questa strategia qua va bene. Va bene, iniziamo la gara, incredibile, partiamo dalla pole position, guardate qua, tutti dietro. Ok, giro di qualifica. Attenzione a non fare dei lunghi. Allora, diciamo che la pioggia ci ha aiutato con la qualifica. Il problema è che sull'asciutto è dura, sull'asciutto è dura perché loro sono molto più forti di me. Anche se comunque non è detto che non riesca magari a batterli, eh. Ci proviamo ragazzi, proviamoci, tanto non abbiamo nulla da perdere. Adesso sto cercando di scaldare gomme e freni. Infatti come potete vedere sto cercando di alzare la temperatura di entrambi. Ok, i freni sono circa 800 gradi, 700, le gomme sui 97. Qui attenzione a fare dei lunghi. Perfetto. Sì, questo qui è il rettilineo dove loro, diciamo, potrebbero recuperarci un po', perché la loro aerodinamica è migliore della nostra. Ok, le gomme sono a 102, soprattutto la sinistra. No, quasi tutte. Mi manca solo l'anteriore destra. Ok, altra grande staccata. Qui se siamo in scia e vicini possiamo sverniciare qualche nostro avversario. Perfetto, adesso ci riportano loro sulla griglia e come vi dicevo speriamo di fare una bella gara, perché arrivare sul podio qua in Cina, un circuito che non mi piace quasi nulla, sarebbe veramente un gran bel risultato. Ok, stanno arrivando anche loro. Sono leggermente nervoso, proprio leggermente. Se avessimo corso sul bagnato era meglio però, perché avremmo magari avuto più possibilità di scappar via. Qui, come vi dicevo all'inizio del giro, è dura. Ok, eccoci qua. Pronti? Ah, partenza lenta. C'è subito, non capisco se è Hamilton, no, Rosberg. Hamilton mi ha subito passato. Anche Rosberg. Devo stare attento, sono nel traffico.
anche Raikkonen purtroppo non sono abituato a queste partenze. C'è anche Vettel che ci prova. Io esco più stretto rispetto a Raikkonen. Purtroppo, ragazzi, è la prima volta che parto dalla prima fila, devo un attimo abituarmi. Però non ci sto. Vi faccio subito vedere. Rischio il contatto con Raikkonen. Tanto sto chiudendo come posso Vettel. Seguiamoli, eh. Questo primo giro, come sempre, ve lo mostro. Mi insinuo. Devo andare anche sul cordolo perché Raikkonen non mi lascia passare. Ah, il ragazzo finlandese vuole tenermi dietro, eh. È dura. Sono veloci, però, eh. E considerate che è anche la prima volta che non utilizzo le traiettorie ideali, eh. Quindi stiamo andando benissimo. Dietro Vettel l'ho leggermente staccato. Attenzione là davanti! Mamma mia, Raikkonen attacca Rosberg. Provano a disturbarsi. Io non riesco ad approfittarne, purtroppo. Lotta tra la Ferrari e la Mercedes. Perché se uno dei due sbaglia, magari ne approfitto io. Attenzione! Mamma mia, sorpasso su Raikkonen e vado ad attaccare Rosberg. Lui però all'interno, io devo mollare. E Raikkonen ne approfitta, stavolta però sono io all'interno. O almeno. Ok, vi lascio lo spazio per evitare qualunque tipo di contatto e mi prendo la terza posizione. Bella lì ragazzi. Bella lì, gran bel duello, fantastico. Andiamo a prendere Rosberg. Ho fatto anche l'intermedio più veloce. Adesso non so se è riferito a me o ha riferito agli altri. Proviamo l'attacco su Rosberg. Mamma mia che sorpasso, signori. Abbiamo attaccato addirittura anche una Mercedes che si mette dietro. Andiamo a prendere Hamilton adesso. Però li ho in scia. Li ho qua dietro. Adesso hanno autorizzato il DRS. Attenzione a Rosberg che tenterà sicuramente un attacco all'interno, all'esterno. Qua finisco sempre largo. È successo qualcosa, un incidente probabilmente. Ok, safety car virtuale. Deve essere successo un brutto incidente. Ok, perfetto. Possiamo tornare alla velocità di corsa. Adesso c'ho Rosberg in scia. Ho visto forse delle gocce di pioggia. Non lo so. Per il momento, ragazzi, non stacco ancora perché ho Rosberg in scia. Sì, sta iniziando a piovere. Ah, ho Rosberg in scia. Vabbè. No, mamma mia. Replico subito al suo attacco. Rischiamo il contatto. Mamma mia, rischiamo il contatto. Potevo quasi quasi andare ai box. Ragazzi, che roba complicata, però. Ah, sono largo. Attenzione, Bottas. Paura che finiremo tutti quanti ai box. Che casino. No, ciao. Ah, c'è troppa pioggia. Sì, è da mettere le gomme. Dobbiamo mettere le gomme, ci provo. Attenzione a Verstappen. Copre l'interno. Che casino, siamo tutti qua in mezzo. Io sono finito ottavo, Massa è andato larghissimo per evitare qualunque tipo di contatto. Loro proseguono e io me ne vado ai box. Ok, qualcuno mi ha seguito.
Perfetto. Mettiamo le intermedie, speriamo che inizi a piovere seriamente. Adesso sono decimo. Ma perderemo altre posizioni. Perderemo altre posizioni. Stavolta non ho sbagliato il tipo di gomme. Ok, buono. Ah, anche Raikkonen si è già fermato. No, mamma mia, che largo. Purtroppo sono fredde. Ma Raikkonen si è già fermato? Mi sa di sì. O no? Sì, si è fermato. O no? No, no, non si è fermato. Non si è fermato, però mi sa che ha avuto un problema. Per quello che c'è stata la safety car virtuale. Ok, buono. Vediamo se le gomme... Sì, le gomme sono in temperatura. Ok, si stanno fermando in parecchi i box. Quindi possiamo approfittarne per tornare su. Sono uscito dietro Grosjean. Ok, hanno disabilitato il DRS a causa della pioggia. Io ho già le gomme calde. Grosjean, se sì, mamma mia. Attenzione! Grazie Grosjean, eh. Grazie mille. Ok ragazzi, sto tentando l'attacco su Grosjean. Stavolta sono andato di forza, mi spiace Grosjean, però prima mi hai fatto andare fuori. Quindi stavolta sono andato di forza. Ok ragazzi, gli sono addosso. Gli sono addosso. Non posso attaccarlo ancora qua. Devo accodarmi. Però oramai gli sono addosso, eh. E Fernando Alonso gli fa tipo da tappo. Adesso però mi sa che sta piovendo un po' più forte. Lo attacco qua. Gran sorpasso su Ricciardo, che deve accodarsi. Attenzione! Non so se gli ho chiuso la porta in faccia io. Non so se gli ho chiuso la porta in faccia io oppure no. So solo che io non ho fatto nulla. Stavo facendo la S e lui probabilmente si è poi piantato. Non lo so. Attenzione. Mi hai visto. No. Attenzione. Contatto tra i due piloti. Ho danneggiato leggermente la vettura. Purtroppo con la pioggia così nessuno dei due riesce a accelerare bene. E perché stesso sta piovendo un po' di più? Io sono però quello che rischia di più. Perché anche se l'ho già battuto, voglio batterlo, voglio massacrarlo Alonso, voglio massacrarlo. Adesso vediamo se riesco a fare lo stesso giochetto che ho fatto con Ricciardo. Sì, ottimo. Però lui mi... Guarda Alonso come mi porta largo. Sta tentando di tenermi dietro. Mamma mia, che duello ragazzi. No, passo io di forza. Non molla ragazzi. Però sono più veloce io. Alonso non molla. Beh, direi che mettere le asciutte è una follia. Quasi quasi converrebbe mettere le full wet, quelle azzurre. Però a questo punto direi che facciamo che arrivare in fondo e via. Tanto nessuno si fermerà più, eh. Ragazzi, che voi ci crediate oppure no, non mi piace la pista. Non mi piace guidare sul bagnato, eppure li sto prendendo. Sono a circa 2 secondi da Verstappen e con lui dovrebbe esserci Bottas. Ah, li vado a prendere. Dai, che se riesco a portare il distacco sotto il secondo posso usare già il DRS. Lì davanti stanno battagliando. Ok, sono velocissimo.
Peccato che non ci sia il quarto e il terzo. Mamma mia, ragazzi, qui loro scappano via. Qui loro scappano via. Usiamo la miscela grassa. Attenzione che Verstappen ci prova su Bottas. Verstappen ci prova su Bottas. Io purtroppo sono troppo distante per per usare il DRS. Li ho presi, praticamente li ho presi. Becco il momento giusto e effettuo l'attacco, ragazzi, perché non mi voglio accontentare della sesta posizione. Attenzione qua, attenzione qua. Dai che faccio un attacco esterno incredibile. Mamma mia, e Verstappen non molla, ma è obbligato a rallentare. Mamma mia, signori, quinta posizione, incredibile. Attacco Bottas. Me lo segnala di là. Ok, si è messo dietro anche lui. C'è un'acquazione incredibile qua in Cina e io sono riuscito a ritornare su dopo essere finito diciottesimo a causa delle pit stop. Sono tornato su in quarta posizione. Mi sa che Vettel non riesco a prenderlo perché manca solo un giro, eh. Anche se mai dire mai. Magari potrebbe, magari fa un errore là davanti e ne approfittiamo. Spero di non averli a un secondo. Attenzione qua. Attenzione qua, mamma mia. Attenzione qua. Ok, mettiamo miscela grassa, tanto mancano praticamente un paio di curve. Hamilton ha vinto la gara. Frena. Ok. Bella prestazione, ragazzi, bella prestazione. Non riusciamo a salire sul gradino neanche più basso del podio, però ragazzi, gran bella gara. Gran bella gara. Perfetto, mamma mia, signori. Quarta posizione. E dal prossimo Gran Premio utilizzerò anche il cambio manuale, eh. Quindi sarà ancora più dura. Mercedes che oggi conquista, ed ecco i piloti che salgono okay sul podio dopo un'ottima gara. Questo è il podio. Sono stati fantastici, come purtroppo sempre, non ci siamo noi. E ora vediamo. Fatemi vedere la classifica finale. Alonso è arrivato ottavo. Raikkonen decimo. 1.44 e 475. Beh, viaggiavo come le Mercedes, domanda, addirittura. Secondo te chi è il pilota del giorno? Ah, senza dubbio Romain Grosjean. Ok, siamo ottavi con 20 punti nella classifica piloti. Perfetto, ci stanno caricando i punti risorsa. Posizioni perse 3, ci danno quindi 10 punti. Abbiamo subito una sola penalità, un punto di penalità. Non importa, va bene così. Scuderia, vabbè, ultra soddisfatta. Perfetto, altri 3 punti. Punti esperienza, punteggio carriera, anzi, 22.048. Pazzesco, veramente pazzesco. Va bene ragazzi, direi che possiamo terminare questo episodio di Formula 1 2016 qua, gara fantastica. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Formula 1 2016. Alla prossima ragazzi!